La via degli Ulivi, un'arteria del villaggio Mosè della città di Agrigento, quasi nascosta ma ciononostante molto trafficata e popolata da oltre 20 anni, vede l'assenza di un fondamentale servizio pubblico, ovvero l'illuminazione. I residenti di questa via, radunati in assemblea, hanno chiesto ancora una volta un confronto con il sindaco e l'amministrazione comunale, per ottenere risposte concrete circa la risoluzione di questo problema. Abbiamo deciso di fare questa assemblea per portare a conoscenza delle problematiche della Via degli Ulivi e le risultanze degli incontri. Incontri che sono diciamo, proficui perché finalmente il sindaco ha preso a cuore questa via. Però grazie anche all'intervento di un consigliere comunale che è qui presente e quindi è interessata al problema. Durante questa relazione che farò ai condomini, perché loro lo chiamano condomino, perché questa dice che è una via privata, non è una via comunale, quindi asservita al comune, farò questo incontro, dopodiché decideremo insieme all'assemblea il da farsi. Che cosa nasce su questo problema? Nasce che, dice il sindaco, e dovrò aspettare le risultanze del capo di gabinetto del comune di Agrigento che sta facendo delle indagini, dice che alcuni proprietari di questa via, anche se proprietari del terreno, in realtà al catasto risulta che sono anche proprietari di questa via. Siccome questa via il comune non può intervenire in quanto proprietari catastali che ancora non si possono diciamo, andare avanti, che cosa dice? Loro soldi non ce n'hanno né per l'illuminazione né per il rifacimento strada, però c'è una strada molto importante. Qual è questa strada molto importante? Quella di chiedere i fondi europei. Questa è una strada che, a differenza delle altre, è di grande comunicazione, come stiamo vedendo, perché collega il villaggio Mosè con San Leone. Quindi, non solo adesso, ma soprattutto poi in estate, è una strada molto trafficata. Per cui, è una strada su cui con urgenza si deve intervenire. Ci sono tante altre strade che sono senza illuminazione, piuttosto che hanno l'asfalto rovinato, però è importante che questa venga sistemata in maniera opportuna, anche perché quando due auto si affiancano, può capitare che, non vedendo che sotto questa strada in pratica c'è uno strapiombo, l'auto cada giù, come è successo più volte. Quindi ci sono delle problematiche che dice che saranno attenzionate. Adesso stiamo aspettando, dovrebbe venire l'assessore Amel e l'assessore Virone, che ci dovrebbe portare queste risultanze, speriamo, sulla proprietà della strada. E poi vediamo, speriamo che effettivamente si faccia qualcosa, non solo per questo, ma che oltre a visitare tutti bed and breakfast, il sindaco si rechi dove ci sono necessità. La via degli Ulivi è una via, l'arteria fondamentale e principale che collega il villaggio Mosè con il San Leone, non è una strada qualunque. Io vorrei capire perché la via dei Borboni, che è la parallela a questa, la via dei Fiumi, abbiano tutti l'impianto di illuminazione, la via degli Ulivi no. Qua ci abitano persone, qua è sempre abitata, d'estate, d'inverno, i nostri figli, i nostri bambini, qua subiamo degli scippi perché di notte è tutto buio, non se ne può più.